Ah, qualcuno mi ha chiesto perché Don Nutella, scusate, fa parte della banda. E in questo video spiegherò il perché Don Nutella fa parte della banda. Lui, come tanti dei nostri eroi, è un supereroe, appunto. E puoi riconoscere questi supereroi perché cercano di vestirsi in modo un po' più diverso da noi poveri stronzi, no? E questa persona, adesso non metto il nome, mi ha chiesto come mai l'hai messo nella banda, insomma, la banda del risveglio, no? Io di solito, quando trovo, metto il nome, la prima cosa che faccio, metto il nome su Google. Semplicissimo, cosa che potete fare tutti, ovviamente. Quanto pare. Sembrerebbe una roba difficile da fare. E mettendo il suo nome su Google, lo vedi sulle Iene. Su Canale Italia, su BioBlu. A quel punto io non vado a sentire quello che ha detto lui o quello che dice. Già mi bastano queste cose qua per capire che lui è promosso. Perché se le Iene fanno un servizio è perché vogliono indirettamente, ovviamente loro fanno finta che ti attaccano, però loro sanno che c'è gente che guarda la TV che non è completamente stupida, che si incuriosisce e va, non fa quello che dice la TV, e va. Si informa su questo prete, no? Su Don Nutella. E quindi chiunque finisce alle Iene non è per così, non sono degli sbadati questi ragazzi. Il rettile non è sbadato. Le Iene qua sanno quello che fanno. E adesso capiremo che le Iene ti hanno mandato da un loro simile, un rettile come li chiamo io, diciamo, i ricconi che controllano, hanno in mano tutto, ti danno questa speranza di un finto cambiamento e usano loro stessi, no? Che si trovano in varie parti del. C'è chi lavora, c'è chi di questi rettili lavora per la TV, chi di questi rettili lavora per inchiappettare queste pecore che sono un po' più sveglie, e loro, però sono sempre rettili, sono sempre loro, quelli in alto. Capito? E loro si passano le pecore a uno di loro stessi. Capito? C'è le Iene che fa parte della TV e il sistema. Per loro c'è. A loro abbiamo le pecore più stupide, ci pensano. Loro si occupano delle pecore più stupide. Poi cosa fanno? Altri pastori rettili fanno finta di essere un po' più intelligenti di questi altri pastori qua della TV e sono questi qua che io ho messo nella banda. Ok? Ma sono sempre loro stessi. E adesso capiremo perché questo fa parte di. È un riccone. E voi siete dei polli, purtroppo. Ma ormai ho perso la speranza. È più una commedia ormai. E quando io vedo BioBlu, ma che cosa? Punto, finisce lì. Quando metto il suo nome su Google e vedo che sta in TV, non devi stare a sentire quello che dice la TV. La TV ti dirà solo bugie. E comunque, indirettamente la TV ti sta invitando ad andare da lui, da questo supereroe. Vediamo dove altro. Intanto, diciamo, il modo come la TV. Intanto qui anche sulla Rai. Poi ha fatto un servizio fanpage. Ovviamente io non sono con fanpage, ragazzi, però sto cercando di farvi capire. Questo qua vendeva anche acqua miracolosa lì in Sicilia dove sta, e c'erano i polli ovviamente che dicevano: se prendi quest'acqua qua, lavati con quest'acqua qua, bevi quest'acqua qua che ti toglie, ti fa i miracoli. Poi la cosa più grave è che lui è circondato da queste suore. Dove sta? Dove sta Sasa? Oh Maronna mia, le suore. Ecco, prende sempre questo a cazzo di selettore e non mi prende mai quello che voglio io. Mi farà scrivere stavolta. Suore minchiette. Nutelliane. Le suore della Nutella. Perché lui, insomma, i genitori di queste povere ragazze che finivano in mano a lui, un po' una specie di. Un po' come l'altro profeta di Dio, no? Che conosciamo benissimo, che si è fatta una bella ragazza giovane,
e con sua moglie. Lo stesso problema anche qua. Lui praticamente il pensiero del Don diceva che noi eravamo tutti presi da Satana e solo lui poteva levargli Satana oltre ai vestiti. Quindi Satana che potevamo impedire questo progetto, che invece era la Madonna che lo voleva, e Satana lo sta mettendo, insomma, i bastoni fra le ruote. Queste ragazze ci credono, sono in buona fede, le uniche custodi del centro sono delle, perché lui ha costruito un centro dove è lui nel suo harem con queste suore giovani, molto giovani. In buona fede, le uniche custodie del centro sono delle giovani donne conosciute come suore nutelliane. Alcuni dei loro genitori hanno chiesto aiuto al gruppo di ricerca di informazioni socio-religiosa di Palermo per cercare di riavvicinarsi alle figlie che in questi anni sembrerebbe abbiano rinunciato ad avere contatti con le loro famiglie. Questo gruppo riceve da anni segnalazioni per casi di manipolazione da parte di questo personaggio di Il Minutella. Ma le donne sono molto facile preda da questa roba. Non che gli uomini non lo siano, anch'io lo sono stato, quindi però. Ha fatto mettere il voto di giro ad alcune donne che sono unite in questa specie di setta, facendone di contenuto delle false consacrate. Vabbè, lasciamo perdere. Insomma, cominciamo a riconoscere un po' di cose, no? A vedere un pattern che si ripete tra questi profeti, questa gente che gli parla a Dio, no? La 7, niente, queste sono semplici ricerche di Google che ho fatto. Aggiustiamo leggermente la composizione, poco poco, piano piano, come piace a noi, e possiamo andare avanti. La 7 dovrebbe, insomma, fare. Loro possono ovviamente parlare male, non vuol dire niente. Rai, la Madonna mi parla, dice lui. Ok? Lui gli parla alla Madonna. Tutti questi che dicono che sono in contatto, di solito questa gente si chiamavano matti fino a un certo punto, ma adesso se si mettono l'abito da supereroe sono dei sani di mente. Lui gli parla alla Madonna, oh, c'ha ragione, e tutti lo seguono. Basta mettersi il cazzo d'abito. E il malato di mente diventa sano di mente. Minchia. Che culo che c'hanno, questi parla a Dio, porca troia. E queste le bottigliette che lui vendeva, non vendeva, faceva credere alle pecore che lì dove stava lui praticamente aveva fatto un pozzo, e questa è l'acqua miracolosa. C'è proprio roba, ragazzi. Ma la cosa più vomitevole arriva adesso, ragazzi, quando scopriremo chi è veramente questo. Incredibile. E quindi abbiamo detto la 7, Rai, potere terapeutico, insomma, e anche esorcistico quest'acqua, eh? Queste sono le pecore che parlavano, e ovviamente Fanpage li prendeva in giro, ovviamente. E qui tutte le pecore in fila per un po' d'acqua, no? Tutte le pecore in fila. Qui c'è uno stronzo col tubo dell'acqua lì che spisciava un po' d'acqua, e questa pecora si lavava nell'acqua che era tutta zozza, però dall'altro usciva. Siamo in Sicilia, tra l'altro, insomma, l'acqua non è proprio il massimo lì, diciamo, non è che ce n'è tanto. Qui abbiamo la veste da supereroe che indica IHS qua, che sta a significare che sono dei, diciamo, egizi. Isis, Iside, Horus and Seth. Il culto del sole, ragazzi, è quello che praticano lì, ma le pecore purtroppo non lo vedono. Qui vediamo una bellissima foto con un altro che fa parte della banda, Red Ronnie. Ah, ma non lui, è lui, ragazzi. Guarda, non ha visibilità per niente. Guarda come ti si aprono le porte se sei un rettile. Gli altri rettili ti invitano, ovviamente. E da radio, il Don Minutella, Nutella, scusate, che dice ovviamente che Papa Ratzinger era buono, invece questo qua è cattivo. Ognuno, insomma. E qui lo vediamo con quattro dei nostri. Qui abbiamo quattro eroi, quattro della banda in uno, ragazzi. Abbiamo 100 giorni da minchioni.
che sta nella banda. Abbiamo il merluzzo, abbiamo il minchione qua col sigaro, guarda che bello, guarda. Guarda il nostro filosofo marxiano, ragazzi. Il nuovo ordine mondiale, ragazzi, è comunismo, e lui era per Marx. Siete delle pecore morte, purtroppo, questo è Diego Fusaro. E quarto, che è il nostro Don Nutella. Ragazzi, queste sono immagini che stanno su Google. Basta, metti solamente Don Nutella, escono queste cose qua. Ma purtroppo siamo morti. E proprio questi giorni Fusaro gli ha fatto un'intervista lunghissima sul suo canale. E quindi dovrebbe far pensare. Ricordiamo che Fusaro è quello che ha promosso, insomma, è uno di sinistra, ragazzi. Anche se fa parte di essere dalla tua parte, però lui è bentornato Marx, dice il suo libro qua. Guarda come ci ride lui. Bentornato Marx. Un rettile, ragazzi. Un cazzo di rettile che. Ovviamente, ragazzi, come funziona, quindi? I canali famosi con tante visualizzazioni sono in mano a rettili, che possono sembrare più buoni dei rettili che controllano la TV, ma sono sempre loro, perché non sono così stupidi. Sanno che devono parlare in modi diversi, a pecore diverse. E quindi danno visibilità a tutti questi mostri che ho io nell'immagine della copertina su YouTube. Tutti quei mostri là sono rettili. Magari non tutti, qualcuno è semplicemente, insomma, qualche poveraccio, però bene o male quasi tutti là, ragazzi, sono rettili. E per il fatto che sono rettili hanno la capacità e la possibilità di essere promossi, di non essere attaccati dal sistema, facilmente raggiungibili, tutti questi eroi che ho nell'immagine lì della banda. E questo è. Quindi cosa succede? Immaginiamo quindi l'immagine del mondo. Ci sono questi pesci nel mare, e quelli con le reti più grosse, la rete più grossa a strascico, per dire, ce l'ha la TV, cioè il sistema, quello che acchiappa più pesci. Poi ci sono queste altre reti un po' più piccole, che acchiappano altri pesci. E poi c'è Marcellina che ha solo la cosa, il filo con l'amo, no? E basta, e ogni tanto acchiappa qualche pesciolino, insomma. Perché se io provo, ma non è proprio possibile per me avere una rete dove prendere tanti pesci, perché proprio appena io comincio a prendere tanti pesci, ovviamente il sistema viene là: che cazzo stai facendo? Ce l'hai la licenza? Cosa stai dicendo? E cominciano gli attacchi, cazzi, vai. Quindi andiamo avanti. Quindi abbiamo detto che è amicone di Red Ronnie, no? E Red Ronnie ce lo dice, e infatti mi si è aperto tutto un mondo poi. Bellissimo, grazie Red, grazie Rettile Ronnie. Il Rettile Ronnie dice che conosce molto bene il fratello di Don Nutella, che si chiama Massimo Nutella. Andiamo a trovarlo, ragazzi. Il fratello gemello, tra l'altro. Ho fatto semplicemente una ricerca su Facebook col fratello di Don Nutella. Il fratello di Don Nutella è un rettile in Sicilia, ragazzi, molto ma molto potente, e invita tutta gente famosa nel suo programma televisivo, ovviamente con la museruola, perché deve promuovere, come tutti i rettili devono fare, il coglione, ovviamente. Vediamo un po', vediamo. Qui lo vediamo con. Questo è il fratello di Don Nutella, ragazzi. Se questo è il fratello, è da questi legami con i rettili in alto. Qui sta facendo una foto con Antonello Venditti, ma questo non è niente, vedrete adesso. Qui con Pippo Baudo, un bel ricordo, dice sul suo Facebook, un bel ricordo col cuoricino. Pippo Baudo, ragazzi, qui un altro rettile, ragazzi, un altro rettile. Questi sono i rettili, ragazzi, si danno i lavori fra loro, capito? Gli dicono, si dicono: ah, abbiamo un po' di pecore, un po' più intelligenti. Ma pensaci tu, però devi fare un po' quello, il rettile che sta dalla parte del. Dobbiamo fare un po' di show, no? Allora si mettono, fanno finta di essere contro il sistema. Dicono: ah, il Papa cattivo, eh? Così acchiappano tutti questi polli, no? E li portano nel niente. E loro stanno nelle loro ville. Adesso vedremo. Guarda.
Ha messo il cuoricino perché è morto sto rettile qua. Qui intervista Red Ronnie, quindi il fratello di Don Nutella. Qui lo vediamo con ficarra piccone. Piccone, 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 come l'ho detto. Ragazzi, questi sono i mostri che stanno su Canale 5. Sì, si faranno ridere, eccetera, eccetera, ma se andiamo a mettere in questi nomi su Google. Vedrai che loro promuovono il cogliona, promuovono tutto quello che vuole il sistema. Infatti stanno su Canale 5 per un motivo. Ma voi siete morti, purtroppo. Quindi. Qui nel suo, cioè nella trasmissione televisiva del fratello del Don Nutella, dovrebbe far pensare come cazzo è così potente questo di invitare questa gente. Capite che sono rettili questi? Pecore! Ci è voluto solo una ricerca del cazzo, così stanno tutti pubblici queste immagini che sto facendo vedere. Guarda, riposa in pace, dice al rettile qua. Qui dice con la museruola, dice andate a donare il sangue. Magari lui manco lo dona il sangue, però a te gli dice vado a donare. E poi con quel cazzo di sangue c'è tutto un mercato dietro che voi manco sapete. Siete dei polli purtroppo. Qui fa vedere un video dove si diverte con un altro rettile nella sua villa, tiè, in piscina. Siete morti. Guarda, un altro abbraccino a cosa? Qui con un altro rettile con la parrucca, questo, come si chiama questo? Non so, Ron, rettile dovrebbe chiamarsi, no Ron. Qui il fratello del Don Nutella saluta il Papa Buono, questo ragazzo. A parte che loro sono tutti amici, ragazzi, sono tutti amici, fanno finta che ce l'hanno col Bergoglio, ma è tutto teatro per voi, pecore, che ci cascate come dei polli. Guarda qui dove sta il rettile, guarda, dal presidente della regione, Nello Musumeci, con Nino D'Angelo, un altro rettile, e qui abbiamo il fratello del Don Nutella. Guarda come stanno comodi con i vostri soldi, guarda i rettili, guarda. Quanto vi sta bene, guarda, che siete stupidi, cazzo. Guarda, i rettili, i nostri eroi, gli eroi delle pecore. E voi li sentite pure questi a musica, che bello. Sono rettili. Se stanno in alto, sono rettili. Si passano i lavori migliori fra di loro. Cioè il lavoro di gestire questo pecorame di merda che siete voi. Qui con la museruola, ovviamente, crede nella cosa. E infatti lui è stato negativizzato e l'ha pubblicato sul suo Facebook. Quindi, ovviamente, crede nella cosa. E anzi, può darsi che manco è tutto vero questa roba qui che ha messo qua. Semplicemente. Far credere alla pecora che sì, c'è questo pericolo, esiste veramente. Io mi sono negativizzato. Il tampone è risultato negativo. Capito? Il tampone lo inficca solo a voi. Infatti, nei suoi concerti, perché lui fa anche così, spettacoli di teatro oppure festival, perché è rettile abbastanza potente questo, il fratello di Don Nutella. Nei suoi spettacoli fa mettere la museruola alle pecore. Vediamo, vediamo. Guarda. Brutta notizia. In casa Minutella. Il cogliona li ha fermati. Oh, cazzo. E qui ci dice che per partecipare al mio evento, dice il rettile fratello di Don Nutella, dovete mettere la museruola a pecore e dovete avere questo. Qui manca la N, ma perché sono dei polli purtroppo. Ok? Nel rispetto delle norme, pecore, quando si tratta di cose serie, loro sono con il sistema. Pecore! Ah, ma tu dirai, ma lui è il fratello, lui non c'entra niente col fratello. Ecco cosa ha detto lui invece, il Don Nutella. Il cogliona non va sottovalutato. Dobbiamo stare in preghiera ora più che mai e implorare da Dio protezione. Il cogliona assume sempre più la dimensione di una pena in scala mondiale. È tempo di penitenza e preghiera. Intensifichiamo la preghiera del rosario e rifugiamoci nel cuore immacolato di Maria. Di fronte a messaggi rassicuranti, l'evidenza è un'altra. Il nemico invisibile è già anche in Italia ed è mortale, di mortacci tua. Che cosa il buon Dio ci vuol dire con questa? Che
emergenza globale? Che sei un rettile? Eh? Qui ha fatto appello per Nunzia, che è stata un'iniziativa di BioBlu, e lui l'ha fatto questo appello, è andato sul sito di BioBlu e ha fatto un appello per la nostra la nostra mostra. oh boy, altri reti, via su altri reti, ragazzi, altri cazzo di reti. Guarda, felice di essere in Rai, scrive qua, guarda il rettile, felice di essere in Rai, il rettile è questo qua, con altri rettili che ridono, e voi li pagate, voi pagate la Rai, pecore di merda, zozzi. Una cazzo di ricerca su Google ci voleva, mannaggia, ma come cazzo, ma infatti per me questi sono i miei eroi, perché ve lo meritate, uno che è così stupido, come diceva anche Bill Cooper, chi si comporta da bestia deve essere trattato da bestia se lo merita. Guarda con altri rettili, guarda, è il rettile di Rai 1, Rai, cazzo ne so, guarda con le corna al rettile, guarda, i Maneskin, porca tre, questi qua sono i più zozzi schifezzi che possono esistere proprio. Questo qua tutto contento fa pure le corna, ecco qua un altro rettile, lo sgorbio, guarda tutto contento, e questo è il nostro, ecco il Verdone, tutti i rettili, stai a vedere, capisci che sono loro, si passano, ti danno questa illusione di cambiamento, ma non si va da nessuna parte. Anche in Albania, quando c'è stato da comunismo a democrazia, praticamente chi ha preso il potere erano sempre loro, i rettili, il popolo sta sempre lì in basso. Vabbè, basta, fa quasi schifo ormai parlare ai morti, veramente non dovrei nemmeno prenderla più, è più un vomito proprio, uno schifo a vedere questa roba, infatti è comica ormai, c'è poco da ridere veramente. Qui dice che praticamente i media che sono in mano ai poteri forti impediscono la possibilità che le masse conoscano, sono un altro il problema, le masse, usa termini molto, no? Ah, qui è uscito fuori un altro rettile che mi era rimasto indigesto, si vede, ecco un altro rettile, e questo è il nostro eroe, ragazzi, che gira con rettili del genere, morti siete purtroppo. Questo qua ha promosso i succhi magici, pecora di merda, pecora di merda, questo è il tuo eroe, questo è il tuo eroe, pecora di merda, questo ha promosso i succhi magici, 4 più 4 8, 5 più 5 10, 10 più 8 18, 666. Guarda un altro mostro, guarda, guarda come fanno, ok, ridono, mangiano le vostre spalle, morti. Guarda, mi dice che lui non è sponsorizzato da nessuno, sto mostro qua. Voglio parlare con un'esposizione africana. Che comprano, qui è stato fatto male, ma io non posso mettere il video, se no me lo tolgono il video. Io ho semplicemente un profilo Facebook e un canale YouTube, e basta che fa quei numeri, li fa rimettere a questo, li preoccupa. Quindi li preoccupa il fatto che io sto un po'. Però ecco, dice qua che sponsorizzato da alcuno. Minchia, ho fatto vedere da chi è sponsorizzato, ragazzi. Rai. Che cazzo stiamo? Devo rimettere. Rai. BioBlu. Iene. La 7. Poi ho fatto questo. E tutti i grandi
canali di controinformazione. Poi il fratello, guarda che cazzo è, voglio dire, insomma. Che dice qua? Fatto questo lo posso dimostrare, ma se il Papa del dialogo parli con tutti. Fatto questo. Aspetta. È morto il generale Chris. Qui è tutto scritto male perché è tradotto dal computer. Quindi. Doveroso. Ah sì, fatto questo lo posso dimostrare, ma se il Papa del dialogo parli con tutte. Insomma, gli dice che è giusto che sia. Che il Papa parli con questa gente qua che non posso nominare, altrimenti mi chiudono il canale. Come è giusto che sia, per carità, ok? Nella Bibbia diciamo che questa gente era vista in un altro modo, però dipende da quale Bibbia leggi. Leggi la Bibbia dei cattolici qua, questa è brava gente. E quindi. Numero 6, dal parrocchino è stato pure. Abbiamo visto il Don Nutella, ragazzi. Alla prossima.